Allora, buonasera a tutti gli amici di Interforce Italiana di Soverato 1. Oggi siamo qui nella sala stampa della Vico Lamezia, conoscendo il nostro ministro Focolmieri, che è appunto il campione dell'eccellenza e promozione. E con noi, finalmente, dopo un po' di tempo, è il nostro mister Morgia della Vico Lamezia, che risponderà alle nostre domande. Gentilmente la ringraziamo, mister, per Grazie a voi e faccio una buona serata a tutti. averci aiutato. Allora, abbiamo mister Morgia tutto per noi, almeno per questi 10 minuti. Fai che domanda, vediamo cosa ci. Intanto mi corre l'obbligo di ringraziare la società Vico Lamezia, il presidente Saladini, gli addetti stampa e per ultimo, ma non ultimo, il mister collega Morgia, che ha preso in mano questa Vico Lamezia da 2 mesi e pian piano la sta portando, e speriamo che ci riesca, dove merita. Nel corso dell'ultima conferenza stampa, mister, abbiamo sentito il presidente e l'ultimo arrivato, il direttore Gabriele Martino, parlare di obiettivi dichiaratamente che dovrebbero portare la Vico Lamezia nei professionisti. Mi sono permesso di fare una domanda sia al Presidente che al Direttore, appena fresco di nomina e di insediamento, che secondo me, secondo il mio modestissimo parere, il campionato di eccellenza è il più difficile da vincere, perché si ha a che fare con realtà sconosciute, realtà di paese che fanno un calcio meno spettacolare, più pratico e magari all'arma bianca. E purtroppo la Vico Lamezia, nella sua prima uscita di campionato, è incappata in una brutta sconfitta di Sersale, che però, giusto alle dichiarazioni, è stata salutare e forse è stato meglio averla alla prima giornata. No, io non direi che è stato salutare, perché di salutare non c'è assolutamente niente. Io dico che lei ha detto che il campionato di eccellenza è un campionato diverso dagli altri. Per me è un campionato che io non conosco, lo sto vedendo soltanto adesso, ma non, come non conoscevo i campionati di Serie D, dove all'inizio mi dicevano le stesse identiche cose. Cioè che erano campionati particolari, condizionati dagli ambienti, dove il calcio si giocava in una certa maniera. Io ho fatto dove condizionati anche come qua, dai giovani, però io ho sempre pensato che il calcio, quando giochi meglio degli altri, quando corri più degli altri, quando Tutti dentro. fai più gruppo degli altri e quando hai giocatori più bravi degli altri, alle lunghe cogli le vittorie. Quindi questo mio modo di intendere il calcio, cioè che deve essere comunque proiettato sia alla vittoria, ma proiettato anche alla ricerca di un gioco che possa appassionare non solo i tifosi che vengono, quelli più agguerriti, ma che possa appassionare la gente che viene a vedere le partite, soprattutto i più giovani. Io credo che le partite invece fatte di pallonate, di risse e di cose non allontanino la gente dagli stadi invece di farla arrivare. Quindi io ho sempre proposto un tipo di calcio che rispecchi la mia mentalità, quindi quella di privilegiare il gioco, e col gioco arrivano anche le vittorie parziali e anche le vittorie di campionati. Certamente. Mister, dopo quella prima partita abbiamo avuto, diciamo, l'esordio in casa, senza pubblico, anche per noi e per lei, sicuramente si tratta di un'esperienza nuova, quella di giocare una partita ufficiale senza pubblico. Che impressione le ha fatto giocare senza pubblico a un esordio in casa? No, ieri io ho detto che dopo 7 mesi, 8 mesi, ho riassaporato anche le emozioni che ancora
dopo 55 anni, perché ho cominciato a giocare a 16-17 anni, mi dà il calcio, cioè di rivivere la partita insieme, anche se non con un numero limitato, però c'era la parvenza di uno stadio palpitante, perché c'erano 500 Persone. persone, e questo mi ha ridato proprio quell'emozione che da 7 mesi mi mancava, mentre nelle altre partite che avevamo fatto, sia quella che abbiamo giocato Corigliano con il Palmaso. Corigliano, sia quella che abbiamo giocato, che abbiamo perso con il Sersale, non c'era assolutamente nessuno. E quello è stata una sensazione per me bruttissima, perché per me il calcio che non si vive insieme alla gente è un calcio che non mi appartiene, che non ha nemmeno senso di fare. Quindi io spero che questa pandemia finisca nel più breve tempo possibile, e ci riporti a vedere i nostri stadi colmi di gente, colmi Di gioia. di giovani, colmi di famiglie, pieni di donne, perché per me il calcio deve essere, come prima funzione, soprattutto questo, ai nostri livelli, deve essere molto ma molto sociale, molto ma molto aggregativo e molto di territorialità.